Ah, ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video sul mio canale e questa volta sarà appunto una recensione scientifica di Il viaggio di Arlo, questo nuovo film della Pixar che insomma sta facendo abbastanza successo. Ovviamente la mia sarà una recensione scientifica e non cinematografica, non ho le competenze per fare quella lì. Perché analizzare le inesattezze scientifiche di un cartone per bambini? Allora, primo, non è un cartone per bambini e chi l'ha visto lo sa benissimo. Due, i dinosauri oggi non sono i dinosauri dell'inizio Novecento, sappiamo un sacco di cose su di loro in più, che magari è una briciola rispetto a quello che dovremmo sapere, tante sono ipotesi più o meno plausibili, però la consapevolezza di quello che è il dinosauro ancora a livello di grande pubblico non c'è tanto. Di conseguenza io mi dico, la gente deve sapere un attimino come sono fatti i dinosauri, quindi quale migliore occasione per analizzare una cosa che bene o male in tanti hanno visto e che li può far ragionare. Ah, una cosa, spoiler, quindi se avete visto il film, ok, se non l'avete visto, guardatela dopo la recensione perché non voglio rovinarvelo! Il film inizia con la scena in cui l'asteroide, invece di cadere sulla Terra e distruggere i dinosauri 65 milioni di anni fa, ci passa vicino e non succede nulla. Secondo qualcuno, e ci sono le testimonianze di un'attività vulcanica intensa in India, scoperte recentemente se non ricordo male, secondo qualcuno appunto i dinosauri erano già in via di estinzione quando l'asteroide si schiantò sulla Terra e quindi gli ha dato solo il colpo di grazia. Di conseguenza forse i dinosauri si sarebbero estinti anche senza l'asteroide, forse. Ora, il discorso sarebbe molto più lungo. Semmai farò nella rubrica sui dinosauri che aprirò, spoiler, parlerò ovviamente in un video della loro estinzione e lo spiegherò un pochino più dettagliato. Comunque, questo asteroide passa, non colpisce la Terra, i dinosauri non si estinguono e si vede questa cosa qua. Questi sono dei Parasaurolophus e dei sauropodi non meglio specificati che stanno praticamente mangiando delle piante acquatiche in delle paludi con il collo messo appunto così, con la spina dorsale verticale, la coda appoggiata a terra. Ora ragazzi, mia per nulla, ma questi sono dei dinosauri che vengono direttamente dagli inizi del Novecento. Vi spiego meglio. Sappiamo infatti che i dinosauri non avevano il corpo così con la spina dorsale verticale e usavano la coda come punto d'appoggio, ma il corpo dei dinosauri era così, cioè la spina dorsale era parallela al terreno. Il Parasaurolophus poi non era manco del tutto bipede, anzi era prevalentemente quadrupede. Si pensa che per degli sprint, ad esempio per scappare dai predatori, potesse effettivamente alzarsi su due zampe e correre più veloce, però la maggior parte del tempo la passava su quattro zampe e oltretutto era abituato a terreni piuttosto aridi, non a paludi. Il fatto che ci siano le paludi è un'altra cosa vecchia dei dinosauri, perché prima si pensava che ad esempio i sauropodi, come questi qua che si vede, non so cosa sono, forse sono apatosauri come Arlo, non ho idea, erano immersi costantemente in acqua, in paludi, perché non riuscivano a sostenere il proprio peso sulle zampe se stavano sulla terraferma. Ovviamente sappiamo che oggi non è vero, infatti molti vivevano, come ho detto prima, anche in zone aride, e quindi questa è una roba veramente, un'iconografia veramente vecchia del dinosauro, potevano anche farla a modo, via già che c'erano. I dinosauri non si sono estinti, non si sa quanto è passato di milioni di anni dopo. Fatto sta che appunto questi dinosauri hanno scoperto, per così dire, l'agricoltura, hanno costruito dei recinti, dei silos, eccetera. Mi sfugge come dei sauropodi come Arlo abbiano potuto costruire quella roba usando solo la bocca e la coda. In effetti quella roba lì pecca di antropomorfismo, cioè si presume che le cose che si evolvono tendono a diventare intelligenti e tendono quindi a fare cose che farebbe una creatura intelligente, che guarda caso, no, uno pensa sempre all'uomo, ma chi te lo dice che l'evoluzione va così? Direi di partire dal protagonista, Arlo, un Apatosaurus, un sauropode vissuto nel Giurassico in America del Nord. Quindi possiamo dire subito che di sbagliato c'è, ovviamente, che la testa doveva essere non così ma più così, perché la colonna vertebrale è orizzontale, e possiamo subito dire che questo film ha dei fondali che sono di un realismo esagerato, di una cosa bellissima. I dinosauri sono stati fatti invece un po' più a pupazzo, non so se, non lo so, è un po', all'inizio stona, però poi ci si fa l'abitudine, probabilmente anche per rendersi simpatici, d'altronde è un film che deve piacere, quindi è chiaro. Ad ogni modo, gli apatosauri hanno scoperto
l'agricoltura, hanno scoperto appunto come costruire tutte queste cose, però come hanno fatto? Usando solo la coda e le zampe no, perché sono tipo zampa a colonna, tipo quelle degli elefanti, e la bocca, cioè è un pochino irreale, nel senso, non mi dite che hanno fatto l'evoluzione, perché tanto non è plausibile, anche perché i sauropodi non erano esattamente tra dinosauri che si suppone fossero più intelligenti, avevano un cervello minuscolo in relazione alla taglia corporea che era immensa, pensate, l'apatosauro era lungo 24 metri e pesante più di 30 tonnellate, il cervello era praticamente una cosa insignificante rispetto alle dimensioni del corpo, anche se forse non erano il top della genialità, sicuramente sapevano stare al mondo. E come facevano a stare al mondo? Beh, di sistemi ne avevano i sauropodi, utilizzavano appunto la lunga coda e serviva non solo per sferzare, ma probabilmente anche per minacciare facendo degli schiocchi, probabilmente usate anche per comunicare con i conspecifici. Alcuni probabilmente utilizzavano le zampe davanti per alzarsi sui piedi e schiacciare, e altri probabilmente puntavano solo sul fatto che erano troppo grossi per qualsiasi cosa. Erano animali enormi nella maggior parte dei casi, anche se ce n'erano di specie un pochino più piccole. Però va detto che questi animali enormi non è che nascevano enormi, nascevano da uova piccole, grosse, più o meno quanto un melone, o poco più, a seconda della specie, insomma. Se pensiamo a un animale così piccolo, è chiaramente qualsiasi cosa se lo può mangiare e può morire in mille modi. La loro strategia era che facevano uova a sfare, ma proprio make it rain, nella speranza che almeno l'1% dei nascituri fatti da queste centinaia di uova che ogni esemplare poteva produrre, chiaramente si sperava che qualcuno campasse, ecco. Ragion per cui questi sauropodi avevano uno sviluppo piuttosto veloce, cioè ci mettevano 15 anni anche 20 a volte a diventare adulti, però spesso e volentieri, diventati adulti e superata la taglia critica, non avevano più rivali, e quella era la loro grande forma di difesa, così ad esempio valeva anche per i brachiosauri. Quindi è irreale che Arlo sia nato appunto con solo un altro fratello o un'altra sorella, quindi una covata di tre uova è impossibile per un sauropode, cioè perché non hanno cure parentali e perché la loro strategia è questa, basa sul numero, sulla quantità e non sulla qualità. Si dice una strategia di tipo R piccolo in zoologia. Veniamo al comprimario, Spot. In questo film, infatti, i mammiferi a quanto pare si sono evoluti parallelamente ai dinosauri, però invece che essere stavolta dinosauri gli animali primitivi e mammiferi quelli evoluti, è un po' il contrario, e quindi quello che non è in grado di parlare, che è appunto un cane, un po' più, è Spot. Ora, è possibile per un mammifero evolversi e diventare un primate se ci sono dinosauri? Per tutta l'era mesozoica i mammiferi non hanno superato le dimensioni di un tasso, e soprattutto erano praticamente tutti notturni. Perché? Perché i dinosauri avevano preso tutte le nicchie ecologiche ed erano quasi tutti diurni. Questo ci fa capire che anche se mammiferi e dinosauri sono praticamente comparsi insieme nello stesso periodo, la loro storia evolutiva è andata appunto ad esclusione dei mammiferi, perché chiaramente i dinosauri avevano il controllo e i mammiferi erano relegati a delle piccole nicchie ecologiche. Di conseguenza, se i dinosauri non si fossero estinti, i mammiferi chiaramente non è che si estinguevano, però non avrebbero avuto la diversificazione dei quali siamo testimoni oggi, quindi niente Spot e niente bisonti, perché ci sono anche questi bisonti e probabilmente sono dei bisonti preistorici, cioè i bison priscus, che vivevano appunto in Nord America ma dopo i dinosauri, chiaramente con i dinosauri non potrebbero essersi evoluti. Parlando di bisonti, si va di palo in frasca e arriviamo ai nostri amati tirannosauri. Allora, i tirannosauri di questo film sono molto simpatici, sono dei personaggi fantastici a mio avviso, e la cosa bellissima è che per una volta il tirannosauro è il buono. Ma perché è il buono il tirannosauro e non il cattivo? Perché il vero cattivo non è il predatore, il vero cattivo non esiste, la natura non è né buona e né cattiva, ok? La natura semplicemente è quello che è, e qui insomma c'è un grande insegnamento, ecco. Per quanto riguarda Butch, il capo famiglia di questi tirannosauri, è un personaggio fantastico, anzitutto perché sono tipo dei cowboy, cioè che guidano appunto sta mandria di bisonti, che verosimilmente gli fa anche da riserva di cibo, senza appunto dover cacciare, questa sta a regola l'evoluzione dei tirannosauri. Però notiamo subito delle cose che non tornano. Uno, le braccia sono troppo lunghe, i tirannosauri avevano delle braccine corte, e oltretutto non stavano così, come questo, non sta, le braccia non stanno così,
le braccia stavano con i palmi delle mani rivolte l'uno verso l'altro, quindi non così, ma così. Quindi non erano pronate, no? Stesso discorso anche che sbagliano tutti con i dinosauri. Poi, una cosa interessante di Butch è che ha una grossa cicatrice, che dice le stata fatta da un grosso coccodrillo, sul muso. Esistevano dei grossi coccodrilli al tempo del tirannosauro negli stessi luoghi? Sì. Il tirannosauro è vissuto nel Cretaceo in Nord America e in questo periodo in Nord America abbiamo testimonianze di un enorme coccodrillo, o meglio, più vicino agli alligatori geneticamente parlando, chiamato Deinosuchus, il cui nome vuol dire coccodrillo terribile, e se si guarda quanto era grosso si capisce perché. Era lungo 12 metri stimato e aveva un morso probabilmente ancora più forte di quello del Tyrannosaurus Rex. Si parla di stime, ma è plausibile. E, insomma, il Tyrannosaurus Rex è universalmente riconosciuto come uno degli animali dal morso più potente, quindi insomma immaginate un po' voi. Ora, Butch dice che è stato attaccato da tre di questi coccodrilli e che li ha uccisi e tutto quanto. Probabilmente, se un tirannosauro fosse davvero stato attaccato da tre di questi coccodrilli, sarebbe morto. E vabbè. Una cosa innovativa è anche che questo tirannosauro abbia due figli che lo aiutano. Si pensa che, infatti, i Tyrannosaurus Rex non solo avessero cure parentali, ma che fossero anche più sociali di quel che si pensa. Nel 2014 in Canada è stata trovata una traccia di impronte che possono essere identificate come quelle di tirannosauro, che vanno tutte e tre di questi tre individui nella stessa direzione. Probabilmente viveva insieme in quel periodo, non si sa. Fatto sta che questa è una grossa testimonianza, ci può dire di più sul comportamento sociale di questi animali. Comunque, una cosetta che manca a questi tirannosauri sono probabilmente le piume, perché abbiamo evidenze di tirannosauri più antichi che già avevano le piume, quindi è lecito supporre, anche se non abbiamo testimonianze fossili dirette, che pure il Tyrannosaurus Rex, perlomeno in parte, le avesse. Durante il loro viaggio, appunto, incontrano dei ladri di bestiame che sono dei Velociraptor. Questi Velociraptor ci hanno dato un po' un contentino, no? Perché gli hanno messo un po' di piume qua e là. Il problema è che il Velociraptor le piume le aveva su tutto il corpo. E a me non mi sono piaciuti più di tanto, perché sembravano dei Gollum in versione dinosauro, tutti spelacchiati, tutti unti, cioè, sembravano effettivamente, ovviamente, fatti per creare certo tipo di sentimenti, però insomma, tutto sommato li potevano fare un po' più bellini, dai, Velociraptor è iconico come dinosauro. E oltretutto anche lui ha le mani sbagliate, ma quello è... Poi c'è questo personaggio assurdo che è Silvano lo Sciamano, che è appunto un ceratopside, che è un mix fra due ceratopsidi vissuti nel Cretaceo in Nord America, che sono il Triceratops, che ha appunto il corno qua e le corna sopra le orbite, e lo Styracosaurus, che ha sei corna grosse sul collare. Lo Styracosaurus infatti aveva, rispetto a Silvano, il corno sul muso più lungo e mancava di corna sopra le orbite. Questo è un mix tra i due. È di colorazione mimetica, perché appunto si confonde tra la vegetazione e color legno. Tuttavia, almeno il collare di questi animali era ricoperto da uno strato di cheratina, cioè anche il materiale che sta sulle vostre unghie, irrorato di vasi sanguigni, che doveva essere molto molto colorato. Sta cheratina ricopriva ovviamente anche i corni e gli spuntoni eccetera, e li rendeva probabilmente anch'essi colorati. Infatti, secondo molti, più che strumenti di offesa, erano strumenti di corteggiamento. Anche questo, insomma, ne parleremo nella rubrica su dinosauri caprerò. È lecito pensare che tutti gli animaletti che stanno su questo ceratopside si comportassero come si comportano oggi le bufaghe nei confronti dei grandi animali africani. Non abbiamo testimonianze dirette, ma si può ipotizzare che effettivamente piccoli pterosauri o uccelli di vario tipo si posassero sui dinosauri per scroccare un passaggio o per appunto liberarli di fastidiosi parassiti. È plausibile. Lo so già che cosa state pensando. Dai, identifica tutti gli animaletti che c'è sopra. Beh, sapete che vi dico? Sì, ci avevo già pensato, quindi... Allora, c'è una farfalla, un bel colore azzurro, che probabilmente sono delle farfalle del genere morfo. E poi ci sono dei bruchi. Questi bruchi fanno parte della famiglia dei geometridi, perché appunto hanno un'andatura a compasso, è caratteristica, e quindi si possono identificare per questo motivo qua. Meno male la Pixar che li ha fatti camminare, se no non era più difficile. Poi abbiamo questa lucertolina che fa parte appunto del genere Anolis, infatti... gli Anolis hanno appunto una struttura che tende, diciamo, la pelle, e i maschi la usano per richiamare appunto l'attenzione delle femmine.
Poi abbiamo dei perioftalmi, dei pesci inusuali che appunto possono resistere anche fuori dall'acqua, in posti umidi, insomma molto, molto particolari. Poi abbiamo queste specie di marmottine, insomma, che si vedono anche dopo nelle tane, insomma, come appunto le marmotte o i cani della prateria fanno le tane in terra, insomma, si sa bene che sia. Forse presumo roditori, ecco. Poi c'è questo animale che sembra tipo un marmottone sotto steroidi con tipo queste zannone fuori, non so bene cosa sia. Poi abbiamo appunto una specie di volpina, no? Abbiamo degli opossum, e tra l'altro come gli opossum mostrano il comportamento che la coda è prensile, la possono utilizzare appunto per come quinto arto. Poi c'è una lucertolina con la cresta, sembra tipo un dimetrodonte in miniatura, che sono appunto questi rettili che ai tempi dei dinosauri erano già estinti da mo', ed erano soprattutto carnivori e molto più grossi, però c'è sta lucertolina qui. Poi abbiamo un gambero, così, a caso. Poi abbiamo degli animaletti che hanno tutta l'aria di essere talpe dal muso stellato. Poi abbiamo Debbie, che è un uccellino rosso, probabilmente, non lo so, un cardinale o qualcosa del genere. E poi abbiamo questi, che non so che cazzo siano, francamente. Cioè, sembrano quasi delle salamandre barra pesce, con la cresta sulla testa e solo le due zampe davanti. Cioè, queste sono, scusate, ma sono al di fuori della mia portata, queste. Poi abbiamo un armadillo, anche se ha delle spine appunto sulla corazza, che gli armadilli non hanno. Poi abbiamo degli uccellini variopinti che ricordano appunto le creste voluminose dei animali come il calao o i buceri. Hanno anche i dentini. E è una caratteristica che oggi gli uccelli non hanno più. Però in passato esistevano uccelli che avevano i denti proprio dentro gli alveoli, come hanno i rettili. E questi apatosauri, all'inizio del film, allevavano delle galline. Queste galline hanno non solo appunto anche loro questa cresta qua, presumo di cheratina o ossea, non lo so. Comunque sia, la cosa ganza è che queste galline, oltre ad avere tipo le magari un po' di penne addosso, hanno anche nelle zampe davanti gli artigli. Ed è una cosa che effettivamente gli uccelli più antichi, come ad esempio l'Archaeopteryx, avevano. Aveva appunto degli artigli nelle ali, perché appunto ancora non erano evoluti come gli uccelli di oggi. Poi c'è un bel serpentello rosso e cos'ha di strano? Le zampe. Serpenti con le zampe, strano, no? Ma in realtà non così strano, perché effettivamente i serpenti prima le zampe ce l'avevano. Infatti i serpenti si sono evoluti nel Cretaceo, quindi una cosa piuttosto recente, a partire da lucertole con le zampe. Il passaggio da lucertole con quattro zampe a serpenti senza zampe lo possiamo oggi vedere, perché alcune lucertole effettivamente hanno poi, con l'evoluzione, per conto loro, non c'entra niente con i serpenti, effettivamente ridotto, come nel caso di alcuni scinchi, o addirittura perso, come nel caso degli orbettini, le zampe, assumendo una struttura più a serpente che a lucertola. Quello che balza subito agli occhi di questo serpente è appunto i denti veleniferi, la faccia un po' da vipera barra crotalo. In realtà si suppone che i primi serpenti fossero costrittori, come ad esempio il Tetrapodophis, che era un serpente quadrupede, vuol dire proprio questo il suo nome, e probabilmente uccideva la preda per costrizione. Il veleno è stata una conquista evolutiva successiva, tant'è che una tra le famiglie di serpenti che si reputa sia più antica come origine, cioè quella dei boidi, cioè i boa constrictor eccetera, sono appunto serpenti costrittori, e oltretutto hanno pure delle vestigia delle zampe, che sono ridotte a dei semplici speroni e che servono appunto per stuzzicare la femmina durante l'accoppiamento. L'unica cosa che possa servire, vabbè. Poi ci sono gli pterosauri pazzoidi, molto carini come personaggio, ma sono degli pterosauri un po' atipici. Primo, l'ala, cioè il patagio, si appiccica non alla coda, quindi le gambe sono libere, ma proprio alle gambe che la sostengono. Di conseguenza, appunto, le gambe non solo sono meno libere, funzionano solo appunto per appoggiarsi a terra quando lo pterosauro cammina in posizione quadrupede, ma chiaramente non hanno neanche una funzione prensile, quindi appunto gli pterosauri non è che sono dei rapaci e prendono le cose o le gambe, ecco. Quindi questa è già una cosa sbagliata. Poi le manine dello pterosauro non sono così mobili, perché sennò l'ala che la sostiene, Gesù bambino, l'ala dello pterosauro è sostenuta dal quarto dito, che allungandosi è divenuto bello rigido, sostiene appunto la membrana che forma l'ala dello pterosauro.
quindi anche con quelle non ci potevamo fare nulla, forse solo appoggiarsi in terra o aggrapparsi a qualche parte negli pterosauri più antichi. Che specie sono? Allora, il capo, che non mi ricordo come si chiama, ha un nome assurdo, ha una struttura fatta in modo peculiare che lo identifica come un Nyctosaurus. Ad oggi non sappiamo effettivamente se il Nyctosaurus avesse una vela sostenuta appunto da queste due strutture o meno, però vabbè, una cosa che sicuramente non aveva erano i denti, e quindi anche lì c'ha i denti. Una cosa poi che manca sono le picnofibre, cioè le picnofibre sono quelle che davano agli pterosauri un aspetto peloso. Si suppone che la maggior parte degli pterosauri li avesse. Gli altri pterosauri del suo gruppetto sono probabilmente degli pteranodon, perché appunto hanno una forma del corno, no? Peculiare. L'hanno sia maschi che femmine, però in realtà le femmine ce l'hanno molto più piccolo, e quindi insomma anche loro non avevano i denti. Già, è una cosa non detto del nittosauro, è che le manine del nittosauro erano praticamente inesistenti, quindi non poteva farci veramente niente. Una cosa che non torna è che questi pterosauri vivevano tutti e due sulla costa, dove probabilmente si nutrivano di pesci, crostacei, insomma proprio che altro pesci si pensa, e magari qualche carogna se la trovavano, ma insomma comunque erano animali costieri. Nell'entroterra, nel Cretaceo, c'erano altri animali che avevano un po' la nicchia degli avvoltoi o predatori di piccoli animali, quello che di fatto fanno gli pterosauri in questo film, e sono ad esempio animali come il Quetzalcoatlus. Cosa importante è, questi pterosauri non sono dinosauri. Gli pterosauri sono un gruppo di rettili, cugini dei dinosauri, che probabilmente hanno alla lontana un antenato in comune, ma non sono dinosauri. Abbiamo poi una lucertolina che va nella tana, che sembra effettivamente, ricorda un po' una lucertola realmente esistente, che gli americani chiamano Mountain Boomer. Poi abbiamo un'iguana, tipo, che è quella che gli porta Spot ad Arlo per farlo mangiare. Poi abbiamo un insetto, che a giudicare dal fatto che ha le elitre si tratta appunto di un coleottero, forse a giudicare dalla dimensione tonda magari un crisomelide, chi lo sa, solo che è un po' troppo grosso, ecco, l'apparato respiratorio degli insetti non consente agli insetti di crescere così tanto, e quindi vabbè, prima c'era anche più ossigeno, però se cresce così tanto si suppone che non ci sia nessuno a mangiarti, cosa che invece era, e quindi... Bene, io praticamente ho finito, non c'è più niente da dire, salvo l'ultima cosa. Probabilmente il viaggio di Arlo si svolge in Nord America. Infatti tutti i dinosauri che abbiamo visto si sono evoluti, hanno vissuto in Nord America, più o meno nello stesso periodo. L'apatosauro, cioè Arlo, però ai tempi del tirannosauro e degli altri era già estinto. Quindi sì, ha vissuto in Nord America, ma in un'epoca precedente. Per quanto riguarda i velociraptor, invece hanno vissuto in Asia, in Mongolia, Cina e quei posti là, però c'erano dei loro omologhi di dimensioni più grandi in Nord America in questo periodo qui. Quindi, basta, siamo arrivati a fine, grazie mille per chi ha avuto la pazienza di arrivare fino qua. Vi ringrazio di cuore per tutte le nuove iscrizioni, per i commenti, mi piace, no, l'ho detto, Mi trovate qua sul mio canale, ovviamente, e sul canale dei Fancazzisti Anonimi. Quindi, vi ringrazio di nuovo, stavolta in modo non dislessico, e vi esorto appunto a condividere il video se vi è piaciuto, e niente, vi ringrazio di nuovo, ciao!